tutti, mi chiamo Sirio, volevo ringraziare Elvio per averci invitato qua. E noi siamo una piccola associazione che si chiama La Difesa del Lago d'Iddo durante la Grande Guerra, che è nata per catalogare tutte le cose, i resti della guerra praticamente sul nostro territorio. Noi siamo situati in Valle Sabbia, intorno al Lago d'Iddo, e facciamo un po' della Valle del Chiese. In questo siamo nati nel 2007 e abbiamo praticamente raccolto tutti questi dati, che è nato come catalogazione e dopo è nata anche come contenitore. Abbiamo trovato un casino di diari, di foto, di molti soldati che sono passati dalla nostra parte. Infatti noi raccontiamo sempre la storia, la chiamiamo Rocce e Sentimenti, che praticamente cos'è? È il nostro territorio con chi ha vissuto in quel periodo lì il territorio, che potrebbero essere dei giornalisti, dei soldati e la gente comune. Il nostro territorio, come dicevo, il Lago d'Iddo, all'inizio della guerra era un territorio di confine. Infatti noi eravamo famosi per il contrabbando. Cioè noi vivevamo col contrabbando, praticamente, col Trentino. Poi, durante la guerra, con lo spostamento del fronte verso l'Alzaro, le nostre difese, fino al 1918, era un fronte praticamente pacifico. Però in questo fronte vi parlerò di due soldati che lo definivano in due posti diversi. C'era il tenente Poletti, che è stato da noi, però riteneva il nostro posto, il nostro lago, come un posto praticamente che non era, diciamo, non si può usare le parole perché dice lo tratta male, perché lui voleva l'ardire di andare in battaglia e non voleva restare come un imboscato sul nostro lago col confine lontano. Per collegarmi al bravissimo oratore di prima, questo qua si impunta, mi è venuto in mente adesso questa cosa qua perché le parole della Biasinizza, si impunta che vuole andare col suo colonnello sulla Biasinizza, parte e il giorno dopo che arriva al fronte viene ucciso da un colpo in testa. Questo per raccontare sempre la guerra com'è. Invece abbiamo invece un tenente di Napoli che incredibilmente è venuto sul Lago d'Iddo. Lui invece definiva Iddo come il paradiso, perché la guerra era lontana, sentiva solo gli scoppi come le nacchere quando facevano festa, così, per vedere il nostro territorio come è stato vissuto. Ho portato alcune foto per raccontare perché noi facciamo tutta una cosa praticamente di servizio per la guerra, perché noi andavamo verso la Valle del Chiese, sono tutte infrastrutture, però su queste infrastrutture abbiamo dei elementi molto interessanti. Abbiamo due fortificazioni che sono state create, una a Forte di Valledrane, che vi racconterò, e una a Forte del Cima dell'Ora, che sono costruzioni permanenti, poi vi spiego dove restano. E abbiamo molte postazioni campali, ma soprattutto abbiamo la costruzione di 200 km di mulattiere e 100 km di strade militari, costruite in un piccolissimo lembo di terra. E come dico sempre io, siccome abbiamo avuto molte testimonianze del genio, molti libri di soldati del genio, lì era una guerra di fatica, ma non per la guerra, ma per la costruzione. Noi siamo situati dai 340 metri ai 2002, perciò non è che siamo alta montagna o qualcosa, però vi erano impiegati 5.000 genieri per la costruzione di tutte queste opere, che adesso vi andrò a proporre in modo veloce, se no l'Elvio mi spara. L'opera più importante era questa qua, che era il Forte di Valledrane. Il Forte di Valledrane è uno dei due forti italiani costruiti con 6 cupole. Era uno dei più grandi, questo era il gemello di quello di Corro d'Aula, che restava nella zona di Ponte di Legno. La sua peculiarità era che aveva 3 gradoni, dopo lì c'è una foto d'epoca stupenda che posso mettere solo così perché con i diritti di Negri ce la fa solo mettere, che è inedita, che praticamente serviva con 3 gradoni destrosi per poter andare a sparare contro il nemico, perché il nemico, per chi è del nostro territorio, dopo qui c'è una cartina e potete vedere, era la zona di Valle del Chiese e Valvestino. E allora questo forte, che era costruito a sud del Lago d'Iddo, che era lungo 137 metri, praticamente che era uno dei più grandi costruiti dall'esercito italiano, praticamente serviva per difendere dalla parte destra del forte. Aveva questi 6 cannoni, non è mai andato in uso, perché l'unico fatto, vi racconto dei fatti, più che il territorio, quando hanno fatto la prova di inaugurazione di questo forte nel 1913, sparano un colpo di prova, siccome adesso non c'è internet, che sappiamo tutti cosa fare, un mio paesano
prende paura, si lancia dal tetto perché pensava che era iniziata la guerra e muore sul colpo. Praticamente senza mai entrare in guerra e sparando solo due colpi è riuscito a fare un morto. Per dirvi com'era la guerra allora. Però per fare questo forte, non è solo questo forte aveva sei vette intorno, Monte Altenegolo, Monte Cucca, Monte Turmen, Monte Valetrana, che serviva a fare questo dedalo, perché ogni forte aveva il suo dedalo per impedire l'accerchiamento. E per costruire questo forte ci hanno messo 3 anni, ma soprattutto hanno impiegato, come dicevo prima, 1000 genieri militari più 200 civili. Avevano costruito 7 teleferiche, copiando spudoratamente dagli austriaci, perché gli austriaci erano molto più bravi di noi a costruire teleferiche e robe varie. Ma il nostro forte qui, un altro piccolo aneddoto, poi tanto spiego due cose veloci, è stato ritrovato, per chi andrà al Museo del Genio di Roma, l'antisegnano del drone. Infatti il forte di Valedrane aveva una colombiera in parte, che praticamente pagando, come detto prima, i contrabbandieri, prima della guerra, perché noi eravamo molto sul contrabbando, prendevano un piccione, lo davano un contrabbandiere, li mettevano su una piccola telecamerina, piccola così, che si presente giù al Museo del Genio, che stampava ogni 20 minuti e riusciva a fare 6 foto, di cui ne uscivano 2 massimo, belle. Le portavano dietro il fronte di Lardaro, praticamente dietro il forte Cariola, lo mollavano, venivano giù e sapevano le foto. Questo lo facevano anche gli austriaci, perché i contrabbandieri naturalmente guadagnavano da 2 parti. e qui uno che lavorava al forte di Valedrane, che era anche un contrabbandiere, è stato arrestato da tutti e 2 gli austriaci durante la guerra e poi è stato fucilato in piazza Brescia. L'altro forte importante, che era un po' più piccolo sul lago di Dilo, è il forte di Cimaora. Questo è situato a 1400 metri ed è sulla zona ovest del lago d'Idro e serviva come occhio sulla valle del Chiese. Questo forte qui però aveva un piccolissimo problema di infiltrazioni. Infatti questo forte qua, se dovevamo andare in guerra, cioè se invece che noi attaccare e l'esercito austriaco scintillava verso la valle del Dardano avesse attaccato noi, molto probabilmente quando ho fatto il primo anno di prova, su 365 giorni è andato in funzione solo 120 giorni perché gli altri hanno avuto problemi di elettricità. Per dirvi com'era messo l'esercito italiano in quel punto. E qui abbiamo però la testimonianza che questo forte qui ha sparato. Questo qui, il forte qui ha sparato alcuni colpi verso la piana del Por, però erano i colpi lontanamente corti, che cercavano di colpire la prima linea di Cimego, di Idro, cioè della Val del Chiese. Infatti dopo il terzo giorno che spararono si interruppe tutto, perché la Brigata Sicilia, che era andata in avanti scoperta, aveva paura di essere colpita dai nostri colpi invece che dei colpi del coso. E sempre di questo porto la cosa importante della cima del Baremone è che è stato costruito un dedalo di strade che unisce tutti i passi. Come dicevo prima, queste fortificazioni qua non sono famose per la guerra, ma sono famose perché è andato gioco andare tutti noi in montagna. Perché se voi venite dalle mie parti e fate la strada che va verso il Gaver, verso il Maniva, verso il Baremone, e salite anche da Idro, verso la Fobia, tutte le nostre strade, Monte Manus, Monte Destino, tutte le nostre montagne, hanno tutte almeno 2 strade militari fatte in quel periodo. Infatti le opera dalla nostra parte, se verrete a vedere il nostro territorio, è tutta un'opera di costruzione per fare praticamente un'opera turistica per il futuro, praticamente la chiamiamo noi. Non lo sapevano, ma loro hanno costruito solo per questo, perché alla fine, a parte la prima foto là, che è la piazzola di contraerea, che hanno fatto un attacco quando c'è stato l'attacco a Milano degli austriaci, sono passati dal nostro lago. Sono passati questi 20 aeroplani austriaci. Noi abbiamo sparato 182 colpi da tutte le piazzole del lago, non ne abbiamo presi neanche uno. per dirvi come eravamo efficaci nel nostro fronte. E da lì è stata l'unica volta che il mio fronte è nato veramente in guerra. Perché noi, come dicevo prima, queste qua sono mulattiere che troverete con gallerie. Questo qua si trova al passo della Berga, posto bellissimo. Queste sono mulattiere che costruivano con lastricate. Questa qui invece è la fucigliera del mio lago. Questa è importante perché questa qui è stata costruita nel 1918, quando avevano paura dello sfondamento austriaco. Allora sul mio lago
ha cominciato a intervenire una vasta ristrutturazione di tutto il fronte. Questa vasta ristrutturazione poi è servita soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, perché sono arrivati i tedeschi, hanno fatto la linea blu e hanno girato tutte le difese del 18, le hanno girate e praticamente per fare la linea difensiva tedesca. Non è mai andata in uso né niente, però noi abbiamo un casino di opere sul lago d'Idro dimenticate di questa linea che sono, se non equivalenti, a quelli della Grande Guerra. Dopo qui, se potete vedere, abbiamo alcune foto, e il mio maestro di star veloce, perciò dovrei essere dentro i tempi. Queste sono alcune foto dell'epoca di come erano il nostro forte. E niente, se volete sapere una cosa veloce, noi non è che abbiamo combattimenti, non li abbiamo fatti, non vi voglio stressare con le cose di costruzione, come sono, perché erano, o robe varie, è solo una presentazione, che se venite sul lago d'Idro troverete queste opere, ci troverete in internet, e per sapere qualsiasi spiegazione se vi serve, vi gireremo qualsiasi tipo di materiale, perché noi siamo un'associazione che serve per far conoscere il territorio e aiutare chi viene sul territorio, cioè nel senso se uno vuole venire indipendente ci chiede cosa volete fare e noi vi diremo tutte queste opere dove le troverete, dovete andare su internet, ci cercate qualsiasi social o robe varie, o se no chiedete a Elvio che Elvio vi girerà le nostre cose. E niente, poi abbiamo fatto dei librettini per chi li vorrà, li ha fatti un nostro amico, che per una causa, diciamo, è per la guerra e per le cose militari, ma per una causa dei nostri, diciamo, vuole aiutare una famiglia in difficoltà. E vorremmo riuscire a comprargli questa macchina per sto ragazzo. E niente, questo è tutto. Il video è stato veloce? C'è un sentiero che hanno fatto 5 anni fa che si chiama l'Alta Via dei Forti, fatto da un'associazione qua del Lago di Garda. Dunque, bisogna chiamare per prenotare a dormire 2-5 giorni, perché lì i posti a dormire, diciamo, ci sono solo i 2 punti. Altri punti bisogna arrangiarsi con delle cose non segnalate, perché 2 strutture hanno avuto dei problemi ricettive e non ci sono più cose Covid. Perciò tipo Baremone e Cavallino non sono più ricettive, bisogna spostarsi un po' tipo Capovalle, cioè bisogna adattarsi con altre cose, però c'è un bel sentiero di 5 giorni, se vuoi te lo giro tutto, dopo ti do tutte le sue direttive. Lo conosco, volevo dire perché anche nell'altro punto con la città della patria Ah no, no, abbiamo no, hai fatto benissimo, grazie. Poi ci sono. Infatti, come ho detto prima, se mi giravo tutto quel materiale qua, perché ce ne sono un po', no? C'è quelli del CAI, sono quelli dei cavalli che usano. C'è un sentiero adesso che hanno fatto quasi il giro del lago con i cavalli, non tutto, è solo la parte sud e la parte ovest, e la parte est non si può fare perché hanno messo giù sbarre, perciò non si può, lì via non c'è più. E niente, ciclismo, tantissimo ai bike. Infatti noi abbiamo fatto un sentiero, spero di riuscire con anche i trentini, che parte sulla Grande Guerra da Idro e arriva alla Fonale. Siamo riusciti a fare il pezzettino di strada militare che c'era lì a Idro, con questo Bancione verso Capovalle, a prendere fare un piccolo, diciamo, bypass per non andare sulla strada provinciale, un po' in salita, vediamo se riusciamo a sistemarlo per poter arrivare a Capovalle, per poi andare in Valvestrino per il Tombea, Lorina e arrivare fino qua. Speriamo di riuscire in questo anno e mezzo a metterlo giù, perché almeno ci saranno 67 km per chi vorrà bicicletta, e bike o piedi fare questa esperienza. Grazie. 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 Grazie.